Ad ora non c'è nessuna notizia che riguarda la scomparsa della 29enne Giulia Tramontano, incinta, scomparsa sabato scorso da Milano. Quello che riusciamo a sapere in queste ultime ore è che la donna, poche ore prima di lasciare la casa di Senago nel Milanese, dove viveva da ben 5 anni, aveva avuto la certezza di un tradimento da parte del compagno e aveva anche scoperto che l'amante era incinta. Lo aveva infatti confidato alla sorella, alla madre e a un'amica. Questo l'ultimo SMS di Giulia. Sono turbata, vado a dormire. Poi il silenzio. La Procura di Milano al momento indaga per scomparsa di persona, ossia ha aperto un fascicolo senza titolo di reato e di indagati. Per la ricerca di Giulia in queste ore di ansia e terrore si stanno utilizzando gli elicotteri e i vigili del fuoco stanno scandagliando il corso del fiume Seveso e del canale Villoresi alla ricerca proprio di un corpo, ma anche delle tracce di un possibile omicidio. Nel frattempo il fidanzato Alessandro Impagnatiello, che ha denunciato la scomparsa domenica, è stato a lungo ascoltato dai carabinieri. Al momento l'uomo non risulta indagato, ma nel suo racconto sono emerse delle incongruenze che potrebbero essere state dettate dall'alterazione emotiva.